Quella dei giocatori di carte è una serie di dipinti divenuti tra le opere più popolari di Paul Cézanne. Appartengono, infatti, alla piena maturazione artistica. Un totale di 5 quadri. 3 di questi raffigurano soltanto due giocatori. Uno prevede 4 personaggi e un altro 5. Le radiografie hanno rivelato il disegno preparatorio nella versione newyorkese, che è quella realizzata per prima e che stiamo vedendo adesso. Fulcro geometrico della composizione è il personaggio seduto frontalmente al centro, sostituito negli altri dipinti da una semplice bottiglia. Cézanne concentra la scena in una piccola tela di forma quasi quadrata. Offre e propone diversi piani e punti di vista. Quello inferiore è dedicato al tavolo, che è ridotto e semplificato nella forma geometrica del parallelepipedo. Il colore del tavolo richiama lo sfondo astratto della parete. La disposizione delle gambe del protagonista seduto al centro in primo piano richiama la struttura piramidale in alto. Nella parte destra del dipinto, Cézanne armonizza il drappeggio di gusto classico che troviamo in alto con il mantello del contadino seduto a destra. Il bilanciamento, il contrasto cromatico tra le tonalità più fredde e quelle più calde e terrose del dipinto è perfettamente riuscito. Nella parte superiore possiamo assistere ad una rigida suddivisione geometrica in 4 frammenti. La parete, l'osservatore, le pipe e il drappeggio. Cézanne realizzò la serie dei giocatori nello stesso periodo di quella delle bagnanti. La differenza fondamentale è data dallo spazio chiuso. Stavolta l'elemento naturalistico è assente. Rimangono intatte tutte le idee, i dogmi e le caratteristiche fondamentali del suo ricercato linguaggio pittorico. L'accostamento di forme e colori è la base della sua ricerca artistica. Nessuna preoccupazione morale o estetica. Cézanne modella le sue figure, le carte e le pipe, facendole confluire in un insieme armonioso e dotandole di straordinaria forza espressiva. Oggetti dalle forme semplici e semplificate, accostata al drappeggio sulla destra, capaci di ammorbidire e dare respiro alla composizione. In questo modo si crea una suggestiva armonia di linee, di rettangoli, di cerchi, di ovali. Lo spazio della composizione è scandito dalla presenza monumentale delle figure in primo piano che, pensate come strutture piramidali, giocano a carte in una scena concentrata su una tela quasi quadrata. Lo sfondo, prevalentemente azzurro, è realizzato con macchie di colore, pennellate dense, che realizzano l'astrazione. Le specifiche tonalità rosa e le pennellate di verde richiamano la superficie del tavolo, in questo modo Cézanne riesce ad armonizzare lo spazio. La prospettiva è una raffinata sintesi della visione individuale. Gli elementi vengono visti e considerati da diversi punti di vista, quindi cristallizzati in una specifica forma. Il piano del tavolo, inclinato verso lo spettatore, lo invita idealmente ad assistere alla partita. Gli spigoli e gli abiti suggeriscono la profondità. Non soltanto geometrie, creatività, idee brillanti, l'opera di Cézanne si caratterizza per l'eccezionale espressività, l'armonia e l'animo che rende vive tutte le cose, il soffio vitale di un pittore rivoluzionario in anticipo sui tempi. I modelli per le figure sono contadini, giardinieri e domestici che lavoravano presso la proprietà familiare, persone comuni, come nei capolavori di Caravaggio, ma Cézanne rinuncia alla rappresentazione sia dei moti dell'animo che della componente più teatrale.
Ogni figura viene vista e analizzata individualmente, come un ritratto a sé stante, e più importante l'idea. I corpi semplificati acquistano una dimensione solenne. L'utilizzo del colore ne esalta i volumi. Cézanne è un visionario poco interessato alla realtà. Questo spiega gli allungamenti anatomici e le proporzioni mancate. L'artista osserva attentamente elementi reali che vengono trasfigurati nel sogno artistico attraverso un'attività intellettiva che porta alla disposizione organica di linee, forme geometriche e colori, tutto in funzione della chiarezza espositiva, dell'equilibrio e della semplicità. Ordine, espressività, grande e straordinaria intensità. Un sottile gioco di luci illumina i visi delle figure che risaltano nel contrasto coi capelli scuri. Le braccia, volutamente sproporzionate e allungate, accentuano il vigore e l'espressività della scena. Cézanne riprende e sviluppa il pensiero già espresso nel capolavoro del giovane dal panciotto rosso di Zurigo. Le figure compiono gesti semplici, poche note, pochi tratti essenziali, ma di grande capacità espressiva ed emotiva. È il colore, suggerendo la forma, a rendere possibile la semplificazione, la sintesi plastica dei volumi, di oggetti e figure. L'equilibrio compositivo viene raggiunto attraverso l'armonizzazione cromatica, capace di enfatizzare il senso plastico delle forme. Le tinte calde, gialle, rosse e marroni rimandano alla terra, al principio primordiale alla base della sua rivoluzione artistica, semplificazione e scomposizione degli elementi e dei punti di vista. La vita non è che una battaglia per l'esistenza, con la certezza della sconfitta finale. Così si esprime Schopenhauer nel mondo come volontà e rappresentazione. Battaglie che ha dovuto affrontare anche Cézanne, col padre, con la ferocia dei critici, per la propria affermazione, per rivendicare il proprio diritto di essere artista e di poter dipingere. La scena di vita quotidiana è un pretesto, la partita a carte un mezzo espressivo ed una ricercata allegoria. Nella serie dei giocatori, Cézanne manifesta tutta la sua inquietudine e il turbamento interiore su tela. Immediato pensare al capolavoro cinematografico di Bergman, Il Settimo Sigillo, e alla suggestiva partita a scacchi vinta dalla morte. Paul Cézanne sviluppa una metafora simile, sottolineando però in più l'azzardo e l'aleatorietà del tutto, ed è come se le carte fossero idealmente truccate. Non si tratta di una partita giocata contro la morte, ma di una partita nella vita, nella quale l'autore espone magistralmente il conflitto col padre, coi critici e con il vecchio amico Émile Zola. La figura più in alto osserva distante e distaccata la scena, lontana dai giocatori di carte e dalla loro costruzione geometrica. Nonostante l'evidente semplificazione e le poche pennellate, Cézanne riesce a rendere ugualmente espressiva e convincente la sua figura. Perplesso, curioso e al tempo stesso distante, questo personaggio osserva la partita tenendo le braccia incrociate. La stessa espressione che deve aver avuto il padre di Cézanne mentre vedeva il figlio dipingere i suoi modelli. Il padre, socio fondatore di una banca, non vedeva di buon occhio l'attività artistica del figlio. I rapporti tra i due furono sempre piuttosto tesi e difficili. Addirittura, Cézanne arrivò a nascondere la propria relazione e la nascita del figlio. Il 1886 fu anche l'anno della rottura con lo scrittore Émile Zola, amico d'infanzia del pittore. Questi, in quell'anno, pubblicò il romanzo L'œuvre, l'opera, noto anche come Vita d'artista. Il romanzo mescolava la finzione narrativa, confessioni ed eventi realmente accaduti della vita di Paul Cézanne
insieme ai pensieri di Émile Zola. Nel romanzo, Claude, il protagonista, sogna di creare un nuovo linguaggio pittorico, ma, vittima della propria creatività, finisce per restare prigioniero di un'illusione, fallisce nel suo intento e resta incompreso per la critica e persino per gli amici. Nel finale lascia la sua ultima opera incompiuta e decide di impiccarsi. Claude e Paul sono la stessa persona. Zola condanna apertamente gli impressionisti e il pittore più rivoluzionario di tutti, il vecchio amico, considerato adesso come un folle, un visionario, un sognatore. Zola, che in gioventù aveva incentivato e sostenuto l'attività pittorica dell'amico, adesso lo vedeva soltanto come un fallito e aveva rimosso persino le sue opere dalla sua abitazione. Cézanne rispose freddamente a Émile Zola attraverso una lettera formale di ringraziamento per la copia ricevuta, mettendo di fatto fine alla loro amicizia. Le carte, anch'esse costruite con rigide forme geometriche, sono un simbolo raffinato, rappresentano la vocazione artistica, la sua scelta di vita. L'artista, ovviamente, non è ancora pienamente consapevole del proprio talento creativo, del suo ruolo di padre e di guida spirituale per le nuove generazioni, rivendica semplicemente il suo diritto di fare arte. Una lotta continua col passato, con l'impressionismo, col padre, con Zola, ma anche e soprattutto con se stesso. Un cromatismo che è forte, potente, espressivo, capace di esprimersi in un'esperienza sensoriale dotata di straordinaria intensità.